Siamo qui per illustrare il programma delle giornate FAI d'autunno che si svolgeranno in tutta Italia nel prossimo fine settimana, 16 e 17 ottobre. Nella nostra provincia diverse aperture, molto diversificate tra loro, che porteranno a scoprire dei luoghi amati dai nostri concittadini e soprattutto a scoprire dei racconti con cui ritrovare memorie perdute di questi luoghi che visiteremo. A Pesaro apriremo il cenobio del San Bartolo, un luogo incantevole, molto amato dalla nostra città, nascosto nella vegetazione del Parco San Bartolo. Poi avremo l'occasione in quella giornata di far visitare ai nostri iscritti Villa Imperiale con un biglietto agevolato, apertura riservata solo agli iscritti per sabato 16 ottobre. Avremo poi la possibilità di visitare il borgo di Candelara, dove il fulcro, diciamo, del nostro racconto sarà la SOMS di Candelara, cioè la società di mutuo soccorso, operaia di mutuo soccorso, costituitaci a Candelara a fine 800, tuttora viva. Apriremo poi a Fano Villa Monacelli, una villa settecentesca nell'entroterra fanese, sarà un'apertura riservata solamente agli iscritti FAI. Poi possiamo parlare di Pergola, questa cittadina che è considerata uno dei borghi più belli d'Italia, dove apriremo la Chiesa dei Magi, una chiesa normalmente chiusa, che al di là dell'aspetto austero, quasi di torre, che si può notare all'esterno, all'interno ha un ricco apparato decorativo barocco, un barocco romano ricco di stucchi dorati e di statue. Avremo poi la possibilità di visitare, sempre a Pergola, Palazzo Mattei Baldini, uno degli edifici più prestigiosi della città, che ci verrà aperto dal suo proprietario, il quale ha realizzato all'interno di questo edificio un'associazione culturale, Cineclub, che però naturalmente è chiusa ormai da 2 anni, da quando si è verificata questa situazione pandemica. Andiamo poi a Lamoli, di nuovo luogo del cuore molto conosciuto, dove questa volta ripercorreremo gli antichi sentieri dei monaci alla scoperta dei luoghi dove venivano prelevati i materiali per la costruzione dell'abbazia. Poi andremo a Santo Stefano di Gaifa, a Canavaccio, 7 km da Urbino. Naturalmente sarà necessario avere il Green Pass per poter accedere alle nostre aperture. È consigliata la prenotazione, nella quale chiediamo un piccolo contributo di partecipazione. Chiediamo a tutti, ecco, di iscriversi, di unirsi a noi. Questo è il mese in cui il FAI fa una campagna promozionale, per cui la quota di iscrizione è anche ridotta. Unendosi a noi ci aiuterete a sostenere le attività del FAI e a salvaguardare il nostro meraviglioso patrimonio d'arte e natura.